Quest'oggi, lunedì 2 agosto 2021, siamo costretti ad un aggiornamento perché abbiamo ricevuto poco fa da parte dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale la notizia che sabato 7 non ci sarà vaccinazione al centro vaccinale al Palasport di Lignana. Ci siamo quindi subito premurati di poterlo comunicare a tutti coloro i quali avevano magari già l'appuntamento e soprattutto ai volontari che erano coinvolti per essere lì come al solito, ringraziandoli anche sempre per poter accogliere quanti si recavano. È stata annullata, ci è stato detto, la giornata di vaccinazione per un numero ritenuto troppo basso. Io ritengo che questo sicuramente non sia un dato positivo, perché in ogni caso se il numero era basso poteva essere concentrato e comunque mantenere per il tempo necessario l'apertura del centro vaccinale. In ogni caso questo ci induce a dire ancora una volta della necessità di prenotarsi per vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi. E lo dico con grande sottolineatura perché oggi, tornando a ciò che alcuni mesi fa svolgevo, vi do la situazione Covid-19 nel nostro territorio comunale. Una situazione non bella perché abbiamo 44 persone coinvolte. Di queste 44 persone coinvolte ne abbiamo 18 positive, 11 maschi, 7 femmine. Ora 26 dunque in quarantena e 18 positivi. Ora 18 positivi è un numero che non possiamo considerare buono, anzi è un numero davvero elevato. E questo, se andiamo poi anche a esaminarlo, dobbiamo dire che di questi 18, 5 sono dai 47 ai 57 anni, pari al 27,7%, e 13 dai 15 ai 26 anni, pari al 72%, quindi prevalentemente giovani positivi. Ecco allora il motivo in più per cui bisogna vaccinarsi, 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 onde non incorrere anche in questo aumento che da 2 settimane stiamo verificando nel nostro territorio comunale e riguarda quasi esclusivamente persone non vaccinate. Ecco, ritengo che si debba riflettere su questo e cercare subito di prenotarsi per vaccinarsi. C'è chi dice che si va verso una situazione di ancora maggiore coinvolgimento, e credo che allora, se queste sono le notizie, bisogna adoperarsi in ogni modo per prenotarsi e vaccinarsi. Non vorremmo avere una situazione, come dire, per Ferragosto, tale per cui si è costretti ad assumere provvedimenti di restrizioni. Lo dico proprio in ragione a questi numeri che ho messo a disposizione della comunità. Ultima battuta, colgo l'occasione per informare che domani si saranno svolti i lavori di asfaltatura di via Manfrin a cura dell'Italgas, che ovviamente aveva dovuto rompere l'asfalto per lavori che la riguardavano, e allo stesso modo, come da accordi, deve provvedere e provvederà nella giornata di domani all'asfaltatura di via Manfrin. Non sarà interrotta la viabilità, non c'è questa necessità e saranno, ripeto, svolti i lavori di asfaltatura. Ultima due battute. Oggi, lo sapete, ricorre l'anniversario del drammatico attentato a Bologna del 2 agosto 1980, che procurò più di 85 morti, e noi non possiamo che unirci alle alte parole del Presidente della Repubblica, che ha denunciato ancora come questo sia una ferita aperta finché non si giunge a sapere, a conoscere la verità tutta intera. Concludiamo ringraziando davvero le tantissime persone che ieri hanno assiepato il centro civico, l'auditorium, per trascorrere una serata,
diciamo, di spensieratezza in allegria con Cristina D'Avena. Davvero l'entusiasmo dei presenti, la presenza di tanti bambini insieme ai loro genitori ha dato senso a quella promozione di quella serata che abbiamo non a caso voluto chiamare familiarmente. E vogliamo ringraziare anche Cristina D'Avena per il rapporto che ha saputo avere con i tantissimi presenti, proprio sottolineando la bellezza della familiarità.